www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Qua. Ciao a tutti, ben ritrovati per una nuova puntata di Radio su Radio Free Station del Nico Caputo Show. Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Salve, buon pomeriggio a tutti quanti. Benvenuti al Nico Caputo Show, la trasmissione radiofonica. Ciao Stefano, ti sentiamo un po' disturbato, evidentemente ci sono problemi con la linea. Bene, c'è Mirtilla, ciao Mirtilla, grazie della buona diretta e noi siamo qui per il Nico Caputo Show e quindi come omaggio per Aretha Franklin che purtroppo in questi giorni ci ha lasciato. E Stefano, ci sei? Sei tornato? Sì, io sono qua. Allora, quindi come... ma Wendy, dico, è in studio? Wendy, sì, certo. Bye bye. Ciao Wendy. Bye bye. Ciao Stefano, come stai? Ciao. C'è pure quest'altro qua che ancora non si è capito chi è, non si vuole definire. Boh. Che è un personaggio adesso in fila.
nella nostra trasmissione, però non sappiamo bene chi sia. Dobbiamo scoprire l'identità. Chi sarà questo personaggio? Boh, chi lo sa, chi sarà, chi lo sa? Chi lo sa? Boh, Stefano, chi è questo personaggio? Stefano, credo che ti devi spostare, ti devi mettere in un posto dove la linea prende un po' meglio, perché la tua voce va e viene. A un certo punto ma purtroppo qui ha piovuto e quando piove arrivano i guai. Problema con la linea. Purtroppo la pioggia fa arrivare anche i guai. Quindi allora noi andiamo subito dai con i primi artisti che abbiamo in scaletta quest'oggi, che sono appunto, stavo dicendo appunto, per fare un omaggio ad Aretha Franklin che ci ha lasciati e purtroppo in questi ultimi giorni. Quindi andiamo ad ascoltare qualcosa di insomma di sul suo stile, insomma qualcosa di international, appunto sono i Willy ed International, e andiamo con queste due canzoni, una Georgia on My Mind e Johnny B. Good. Ok Stefano, sei d'accordo? Ok, affare fatto. Allora buon ascolto. Georgia, Georgia, the whole day through, just a Northwest song keeps Georgia, Georgia on my mind, Georgia on my mind. Georgia, the song of you, cause the sweetest crimson moonlight through the bar. Thank you.
applausi, applausi. Erano i Willied International, questo gruppo storico rock anni 50, appunto che è stato creato qui a Napoli negli anni 60, e ancora vanno avanti con il capo che è appunto Giuseppe Savarese. Bene, e ritorniamo in diretta, caro Stefano, vediamo se riusciamo ad ascoltarti bene questa volta. Guarda, non eccoli dipende qua. Da me, Nico, eccoli non qua. Dipende da me, comunque spero che... va bene, dai. Si ristabilisca quanto prima. Saluti a Mirtilla, naturalmente, e a chi si ascolta. Poche parole, ma molti, molti fatti. Insomma, qui c'è un momento così un po'... particolare in cui succedono cose negative. Ti abbiamo perso, Stefano. Ecco, ritornato, vai. E tra le cose negative c'è anche il fatto che non si prende bene qua la linea. La linea, infatti. Perciò siamo in mezzo un po' a un periodo di sfiga, di sfortuna, ma noi resisteremo. Perché con la nostra musica, con la musica che poi ci propongono i nostri artisti, sappiamo fendere anche questi momenti così bui, così tristi, così catastrofici. C'è anche Carlitos. Anche questo passerà. Salutiamo anche Carlitos. Ciao Carlitos, grazie della buona diretta. Bene, allora io direi di andare e subito passare alla prossima artista, no? Questa volta è una donna, vero Stefano? Eh sì, allora, tratta di Anna Maria da Brescia. Bene. E si tratta di Mi sei scoppiato dentro il cuore. Buon ascolto a tutti voi. Era solamente ieri sera. Io parlavo con gli amici, scherzavamo tra di noi. E tu sei arrivato, sei arrivato. E allora tutto è cambiato per me. Mi sei scoppiato dentro il cuore. Ancora, io non so come va a finire quello che succederà. E tu l'hai capito. Non so perché.
applausi, brava, brava Anna Maria da Brescia, e ritorniamo in diretta salutando il nostro amico Carlitos. Ciao Carlitos, e ci scrive Carlitos che è andato nel bosco a prendere le ortiche perché domani farà un bel risotto alle ortiche. Bene, bene. Carlitos, non dimenticare il peperoncino che con le ortiche posa benissimo. Allora, un po' di peperoncino credo che ce lo metta sicuramente, Carlitos, sì sì. È fondamentale quello proprio messicano, quello molto ci vuole, ci vuole. Bene, allora noi andiamo avanti, no, caro Stefano? Con questa scaletta di artisti. Sto dicendo di mandare via un po' di sfiga e perciò sì, mandiamo via la sfiga con le ortiche. E speriamo che, gli ho scritto, che speriamo che non ti è venuta l'orticaria con le ortiche. Vabbè. No, speriamo di no, anche perché infatti. Se le ortiche si raccolgono dal basso e della parte bassa non sono urticanti. Poi una volta bollite, insomma, il sapore non è che sia granché delle ortiche, però insomma sì, così sotto è la sua fine migliore. Sì. Ecco, ma anche così, anche con olio, con olio e limone, semplice, semplice. Si mangia, insomma. Mangia, sì, sì. Vabbè. Allora, vogliamo presentare il prossimo artista? Non ti sento più, Stefano. Porca miseria. Eccoti qua, eccoti. Allora, dimmi. Immaginiamo che la felicità sia un colore dalle mille sfumature, no? Sì. E che ognuna di queste corrisponde a uno stato d'animo, a un modo di sentire, diciamo, no? Mm. Allora, se noi lo collochiamo questo dentro una piramide, in basso troviamo la felicità che ci ti ho perso. In basso troviamo la felicità, poi ti ho perso. Troviamo la felicità che deriva dall'appagamento e dalla sicurezza. Sì. Quando le cose si appagano e quando ci sentiamo sicuri. Poi più su troviamo invece l'allegria, il piacere e il divertimento. Mm. E all'apice della piramide, ancora più su, una felicità fatta di armonia e di pace interiore. Perciò, partendo dalla felicità che deriva dall'appagamento della sicurezza e poi passando per l'allegria, il piacere e il divertimento, si arriva all'armonia e alla pace interiore. Mettetevi questa scala in mente, perché per cacciare via le cose brutte, le cose che non vanno, bisogna cambiare strada, e perciò se c'è le cose che vanno male, tu devi volere il bene. Tenendo in mente questa piccola gerarchia che abbiamo fatto della felicità, aumenta il gradiente nostro di felicità e diminuisce quello di infelicità. Bene, allora dopo questo consiglio che ci ha dato Stefano, noi continuiamo con il Nico Caputo Show e vi presentiamo il prossimo artista in scaletta. Lui è un partenopeo, si chiama Andrea Sena e sta andando molto forte. E con il suo ultimo dal suo ultimo album ci andiamo ad ascoltare Sono solo al mondo. Buon ascolto a tutti. Sono quelli ad occhi aperti, i sogni mai sognati, lo sai, giorni mai vissuti, sono quelli ormai perduti, vedrai, è così. Io guardo il tempo che va via da qui, un altro cielo sarà, ai ai ai, il sole riscalderà, poi chissà, la strada si arriverà. Mai più sarò da solo nel mondo, nessuno mi fermerà, volando su una nuvola, lontano nel tempo, qualcuno mi
su un foglio bianco. Tu lo sai. Scrivo mentre sono stanco, ma non ho nessun rimpianto. Capirai. E così io sento il tempo che va via da qui. Un altro sole sarà. La strada che arriverà, mai più sarò da solo nel mondo, nessuno mi fermerà, volando su una nuvola, lontano nel tempo, qualcuno mi salverà, cercando un'altra storia. Applausi meritati per Andrea Sena con Sono solo al mondo. Complimenti, molto bravo questo ragazzo. E ritorniamo in diretta. Stefano, non ti sentiamo Stefano, purtroppo. Sono preso io dalla disgrazia, perciò mi devo fare una autoanalisi sulla felicità. Eccoti qua, ti abbiamo ripreso. Ai momenti poi si sente solo un disturbo e un suono, diciamo. No, ecco, dicevo, è bella la frase, i sogni mai sognati, noi nell'interfizio la riportiamo sempre, questa di Andrea Sena, un cantautore napoletano che è molto promettente. Sì, un cantautore napoletano molto promettente, però poi ti abbiamo diperso, caro Stefano, purtroppo la linea va e viene. Bene, eccoti ritornato. Niente, vuol dire che Nico, io sto qui e ti ascolto, quando arriva questa linea vuol dire che insomma parlerò. Beh, e adesso che sei ritornato mi fa venire in mente un'altra canzone, Ritornata a respirare, ti dice qualcosa? Di Teresa Amato. Esatto, e ce l'andiamo ad ascoltare su Radio Free Station. Teresa Amato. Sono sempre stata senza troppe le mancanze d'amore, e in cambio davo tutta me stessa, è così che mi disilludevo ed il mio cuore troppo
troppo pesante, perdevo per la strada dei sogni, ma senza smettere di sognare, sempre alla ricerca costante, io che non ho chiesto mai niente, solamente un po' di felicità, e invece ho ricevuto intorno a me, la mia inclinazione al bene non mi fa provare rancore, ed ancora adesso ricerco tutto quell'amore di cui ho bisogno, riuscire a dare un senso ai miei giorni ed abbandonare il dolore. Sfondavo lentamente in abissi senza luce, senza niente intorno, solitudine ed attese, amarezze e troppi addì, ma di forza sono sempre con te, con te, che mi fa star bene. Bene, applausi, applausi, applausi per Teresa Amato con Ritornata a respirare. Bene, noi ritorniamo qui in studio. Stefano, speriamo che ti abbiamo ripescato, ci sei? Io sono presente, mi sento bene, forte e chiaro, spero che mi senti anche tu. Sì, adesso sì, adesso perfettamente, perfettamente. Ecco, meno male, va. Meno male, vai, sono appena le 18 e 27 minuti primi, siamo in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. E questo che state ascoltando è il Nico Caputo Show. Sì. Che cos'è il Nico Caputo Show? Il Nico Caputo Show è una trasmissione radiofonica che viene trasmessa ogni settimana su Radio Free Station, la stessa radio che state ascoltando adesso, e cerca di mettere in gioco i propri artisti con canzoni originali, con musiche originali, che non sono molto molto conosciuti. Artisti emergenti, insomma. E così, diamo. E così noi gli diamo voce e quindi diamo loro la possibilità di far ascoltare le loro opere. E purtroppo Stefano ti ho perso, non ti sento più. Bene, vediamo, prova non adesso. Non preoccupare, ecco, mi ritroverai. Eccoti qua, adesso ti ho ritrovato. Bene, allora il prossimo artista. Il prossimo artista è Stefano Linares, un musicista... Siciliano? Siciliano, mio amico, che ha
4-5 gruppi con cui suona, tra cui anche una piccola orchestra di corde di violini, viole. Di corde, strumenti a corde, insomma. Quindi diciamo che lui va anche sul classico, perché praticamente frequenta comunque il conservatorio e compone anche, insomma, appunto adesso il pezzo che ci andremo ad ascoltare è un pezzo che ha composto al pianoforte, è una romanza. Stefano, ci sei ancora? Sì, eccomi. Bene, allora annuncia tu il titolo del libro. Il titolo è Campane, che è nato da un'ispirazione nel sentire le campane nel paese che suonano a festa quando c'è il santo che deve uscire. Allora la parrocchia mette La parrocchia mette in uscita il santo, insomma, quindi si è festa. E quindi faccio io da ponte, visto che non ascoltiamo più Stefano. Bene, allora, quindi questa è un'opera scritta da lui, Stefano Linares, al pianoforte. Ce la saluto a tutti. Applausi per Stefano Linares. Bene, e ritorniamo qui in diretta e facciamo un saluto a Gugliatel. Ciao Gugliatel. E bene, Stefano, ci sei? Eccoti qua, adesso ti sento perfettamente. Bene, allora abbiamo altri tre artisti da far ascoltare. Siamo in pieno tempo, insomma, abbiamo parlato pochissimo oggi e quindi siamo appena alle 18:33 minuti primi di questo
venerdì 17 agosto 2018. Ti sei superstizioso, Stefano? Stefano? Pronto? Sì, ho detto sei superstizioso? No, 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 Nicola, però allora, diciamo distinto quando... Purtroppo non ti sento più. Mannaggia, vabbè. Purtroppo cioè, ci sono problemi. Bene, allora, dicevamo, praticamente questo venerdì 17, insomma, tutti, molti dicono che chi porta sfiga, chi porta, insomma, fortuna il 17, noi, non lo sappiamo. E intanto ci andiamo ad ascoltare una bella... È una diceria, Nicola, questa qua del 17, del 13... Perché siccome le cose negative accadono comunque, sì, al di là se sia 17, se sia 13 o 14, o 16, cioè, dando il numero così di 17, che porta disgrazia, di fatto si cerca di concentrare tutto in un giorno quello che è la disgrazia, in modo tale che poi tutti gli altri giorni siano contenti e felici, ma è una razionalizzazione questa. Una razionalizzazione, no, certo. Vabbè, sono credenze popolari più che altro. Esatto. Servono a rassicurare, ma non rispondono alla realtà che viviamo. La realtà è ogni giorno. Sicuramente. Ecco. Allora, la prossima artista è una donna, vero? La prossima artista, certo che è una donna, è una donna in carriera, anche perché la sua vecchia carriera, diciamo, di insegnante è stata chiusa per decorrenza dei termini, e è data per un periodo alla radiofonia, e perciò trasmette musiche a parecchi DJ, e narratori nella sua radio che la seguono, e molti ascoltatori nel mondo. Stiamo parlando di niente poco di meno che una diva che ancora non è stata scoperta del tutto, perché non ancora, diciamo, è proprio nel momento della presentazione, perciò dell'ascesa, è ancora seppellito questo suo talento, però noi questa trasmissione quasi ogni volta cerchiamo di nutrirla, di pompare questa sua ascesa, e si tratta di Mirtilla. Ok, in questa bellissima interpretazione di Chiromante con chitarrista Sergio Blanca e Sergio Fambrini. Bene, buon ascolto a tutti. Su questa mano leggerai che il mio destino è legato a te, anche se non lo vorrai, resterai sempre nella mia mente. Dei miei sogni, lo sai, ti voglio tanto bene, ovunque tu sarai, ovunque te ne andrai, sarai sempre vicino a me. Ti vedo quella sera sole. Mi prendi per la mano e poi mi dici: "Dammi, amore mio, corriamo verso il cielo, lassù ci fermeremo. Poi apro gli occhi e tu non ci sei più. Thank you.
parlo dei miei sogni perché, lo sai, ti voglio tanto bene. Ovunque tu sarai, ovunque te ne andrai, sarai sempre vicino a me. Ti vedo quella sera al tramontar del sole. Mi prendi per la mano e poi mi dici: t'amo, amore mio. Corriamo verso il cielo. Lassù ci fermeremo. Poi apro gli occhi e tu. Brava Mirtilla, sensuale, Nico? È vero, complimenti. Una voce proprio morbida, così convincente, sospirata, anelante, insomma, Mirtilla ce la fa, ecco, se si impegna ce la fa di sicuro. Sicuramente. Poi partendo dal Nico Caputo Show, sicuramente ha due angeli che la spingono, insomma, che siamo noi e te praticamente. Sicuramente l'angelo azzurro e l'angelo bianco, è l'angelo biondo senza capelli, vabbè, ma comunque sicuramente c'è un afflato molto interessante che mette della sua potenza emotiva, ecco, che comunque suscita belle sensazioni di... Sì, ti abbiamo riperso, caro Stefano. Bene, io direi, ci sei, Stefano? Ci sono. Eccoli qua. No, a volte poi te ne scendi praticamente. Mentre stai volando, non sono io però, Nicola, ecco. Mentre stai volando, ogni tanto ti fai un atterraggio. Bene, allora io direi di andare avanti. Abbiamo un altri due artisti. Questa volta è un gruppo, è un marito e moglie praticamente, che hanno costituito questo gruppo che si chiamano Gli Eden. E sono anche loro della zona partenopea. E bene, ci andiamo ad ascoltare un loro pezzo che si intitola, come si intitola? Sweet Dance, cioè una danza dolce. Allora, buon ascolto.
Bene, ed erano gli Eden con Sweet Dance. Noi ritorniamo in diretta e Nico Caputo da Napoli, Stefano Monteforte dalla provincia di Siracusa, e salutiamo coloro che sono entrati appena entrati nella nostra community, e Giacomo e Charlie Brown, ciao, ben arrivati e buon ascolto. Bene, e siamo qui, caro Stefano, sperando che la linea ci sostenga ancora per oggi per qualche altro minuto. Sono appena le 18:48 e diciamo che abbiamo siamo quasi in dirittura di arrivo, no? È passata anche questa giornata, questa trasmissione è terminata quasi, vero? È quasi terminata, ma ogni cosa ha inizio e ha anche una fine. Eh sì. E perciò tutto è chiuso dentro quello che noi chiamiamo tempo, e questa dimensione del susseguirsi di momento dopo momento. E in questo tempo noi abbiamo, come dire, la possibilità di andare indietro, di andare avanti. A livello generale, secondo me, stiamo regredendo un po' tutti. E perciò adottiamo comportamenti che sembrano di qualche secolo fa. E non facciamo le manutenzioni, non badiamo a un buon linguaggio, e non abbiamo eccellenti rapporti umani, e ci sembra tutto ostile, ci sembra tutto contrario, ci sembra tutto contro, proprio perché c'è una regressione culturale che è un po' generalizzata e non dipende soltanto dalla questione economica, ma proprio dal nostro stato d'animo e dal nostro modo di stare nella vita e con le cose. E nella ci sei, Stefano? Non ti si ascolta. Adesso sì, ecco, riprendi, vai. Ecco, nella dimensione appunto del nostro argomento preferito, che è la felicità, perché è ciò a cui aspiriamo, anche segretamente noi aspiriamo alla felicità. La felicità non è data dalle cose materiali, dal possesso, non è data dall'avere molti soldi, non è data da avere le molte proprietà, eccetera, no, niente di tutto questo. È data dal senso di appagamento, è data dal senso della sicurezza, è data dal senso di stato d'animo che sia appunto felice, nel senso che ha appagato, che non ha bisogno di nulla. E questo avviene quando noi viviamo nel momento presente, cioè noi possiamo cambiare il nostro umore da un momento all'altro, proprio perché la nostra mente non va né avanti né indietro, ma dove va questa mente? Non va né avanti né indietro, e poi ti abbiamo perso. Ecco, la nostra mente non va né avanti né indietro, ma è nel flusso del tempo, perciò è il qui e ora quello che conta, è quello che c'è in questo momento, quello che effettivamente viviamo è ora. Qualunque cosa ci sia accaduta, qualunque cosa accada all'esterno, noi dobbiamo pensare alla nostra felicità, al nostro stato interiore. Al nostro stato d'animo, e dentro anche le situazioni più brutte e più difficili c'è sempre una luce che ci può in qualche modo indicare la strada. Alle volte la strada è semplicemente respirare quello che abbiamo attorno, per cui la natura in questo caso ci offre tantissimo, fiori, piante, frutti, ortaggi, tutto respira, tutto produce ossigeno, che è una tocca sana per i nostri polmoni, per il nostro organismo,
respirare l'aria. L'aria è uno degli elementi base per il quale noi ci possiamo sopravvivere questa vita. Bene. Perciò respirate profondamente, state con voi stessi, che voi siete la persona più importante di questo mondo. Chiunque per se stesso deve essere la persona più importante di questo mondo. Non delegate agli altri quello che sono le vostre responsabilità, ma assumete voi l'azione, assumete voi il comando della vostra azione. Bene. Forse anche, ripeto, quella di respirare. Quelle di respirare, abbiamo perso il dottor Stefano Monteforte, che ci sta dando questi consigli, vi raccomando, quindi seguiteli con appunto con miticolezza, insomma. Ci sei, Stefano? Sì, eccomi, Nicola. Ecco, no, poi avevo scritto, ma l'amore che cos'è? E Charlie Brown mi ha risposto nella chat: penso sia quella cosa che non ti faccia capire più nulla fino a diventare rimbambito. Bene, sicuramente. Ebbene, in effetti l'amore stordisce, perché l'amore è qualcosa che accade senza nemmeno il nostro mezzo. Certo, bisogna prepararsi all'amore, bisogna aprire le corde del cuore, bisogna aprire il quarto chakra, quello di colore verde che sta a livello del cuore, e lì se nel cuore ci stanno sofferenze, dolori, malinconie, tristezze, qualunque sia il tipo di spazzatura che abbiamo accumulato fino adesso, beh, è arrivato il momento di liberarsene. Quindi mi raccomando, seguite questi consigli del dottore Stefano Monteforte. Intanto noi ci andiamo ad ascoltare una canzone di Rosanna Romano, è un'altra artista che abbiamo intervistato qualche mese fa, e che appunto ha dato vita a questo nuovo questo singolo, questa forse prima uscita, poi ne seguiranno sicuramente delle altre, che si intitola appunto Mi Vida. Ce l'andiamo ad ascoltare, sono appena le 18:53 minuti su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Buon ascolto. Mi locura, tu passion, yo mis besos, te doy. Quiero un amor que sabe cómo leer en mi corazón. Quiero un amor que se pregunta de una puesta de sol. Quiero un amor que dedique una canción para mí. Quiero un amor, quiero un amor así. El amor es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha, señorita. No quiero nada más, dame la música para bailar. Bailar, 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 bailar. Toda la noche así, toda la noche así. Pido una ocasión, una razón que da sentido a mi condición. Quiero emoción para elegir mi hombre ideal. Quiero emoción y un beso es normal. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha, señorita. No quiero nada más, dame la música para bailar. Bailar, 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 bailar. Toda la noche así, toda la noche así. Bailar, 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 bailar.
dietro a mi sueño yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida, muchacha señorita, no quiero nada más, dame la música para bailar. Toda la noche así, toda la noche así. Bailar, 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 bailar. Como una forma de amar. Bene, bene, allora applausi per Rosanna Romano e noi siamo giunti alla fine di questa trasmissione. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo con Giochi di Crome alle ore 17 su Radio PlayStation sempre e poi successivamente l'altro venerdì ci ritroveremo con una nuova puntata del Nico Caputo Show alle ore 18. Bene, ciao a tutti da Nico Caputo, grazie di averci ascoltato a tutti, saluto tutti coloro che sono all'ascolto da tutte le piattaforme, in particolare coloro che sono nella nostra community, Mirtilla, Charlie Brown, Carlitos, Giacomo, Gugliatella e tutti gli altri. Bene, allora, ciao Stefano, ci ritroviamo le prossime. Sicuramente anche un abbraccio da parte mia e state nello stato del senza tempo, ecco, in uno stato di senza tempo, in cui il tempo non influisce, in cui questo scorrere non vi riguarda, ma vi riguarda il momento e il vostro stato d'animo in questo momento. Centratevi su quello e non sbaglierete. Un abbraccio da parte mia e tanta felicità. Ciao a tutti, anche da parte mia. Ciao Stefano e buona vita. Ciao ciao.